È un piacere per noi essere qui oggi in occasione del primo scalo dell'ammiraglia italiana di Costa Crociere, Costa Favolosa, con i nostri relatori che credo conosciate tutti, ma che voglio salutare personalmente: il presidente dell'autorità portuale Rino Canavese, il sindaco di Savona Berruti e il presidente della Camera di Commercio. Abbiamo inoltre il nostro presidente amministratore delegato Pierluigi Foschi e il direttore generale Gianni Onorato. Vorrei dare anche il benvenuto e ringraziare per la loro partecipazione il signor prefetto, il signor questore, monsignor Lupi e l'assessore allo sviluppo economico della provincia di Savona. Inoltre il comandante di Costa Favolosa, Mauro Muratore. Lascerei la parola al presidente prima del porto, dell'autorità portuale, e poi al presidente di Costa Crociere. Grazie, ma io non voglio fare un discorso, voglio un po', insieme a tanti amici che sono qua, che hanno vissuto queste cose dall'inizio, ricordarci che cosa è successo in questi anni, perché credo che sia poi alla fine la cosa che conta, la cosa che resta. Come la cosa che conta e la cosa che resta è che oggi sul terminal ci sono più di 240 persone a lavorare, e questo è, credo, il valore vero di queste attività. Vedete, noi abbiamo cominciato quasi per caso, abbiamo cominciato per caso con quella bellissima nave che io ho nel cuore e anche nell'ufficio, omaggio del dottor Foschi di alcuni anni fa, e diciamo non sapevamo nulla di queste attività, abbiamo cominciato per caso mettendo assieme gli sforzi di tanti, del comune, dell'allora assessore Pennino che aveva un'esperienza prima di noi, si è costituito un consorzio per dare servizi e non avevamo molto allora, spesso la gente se lo dimentica, ma c'era tanta buona volontà, ma questo era il terminal di allora. Non avevamo niente di più, avevamo una banchina che non serviva più per altre attività. E avevamo un pezzo di città che era in queste condizioni, questa era la città alla fine del 96. E abbiamo cominciato con l'aiuto, come vi dicevo, di tanti, inventandoci una stazione marittima in una vecchia struttura che era un'officina, che abbiamo nel giro di pochissime settimane risistemato. Abbiamo sistemato una vecchia tettoia come zona di scambio bagagli, cercando di capire e di imparare tutti i giorni a come migliorare il servizio che davamo ai nostri clienti. Allora, diciamo, eravamo all'inizio del percorso. Allora i bagagli si caricavano sulle navi uno per volta con i nastrini, i passeggeri scendevano da quella scaletta che vedete lì, c'era una molta commistione tra il passaggio delle persone e le attività tecniche provviste di bordo, i bagagli, però noi eravamo riusciti a farci apprezzare, diciamo, per una serietà su come affrontavamo i problemi tutti i giorni. All'inizio, lo voglio ricordare, abbiamo avuto una grande mano da un'associazione di categoria. Io avevo messo anche allora il banner davanti al ritiro bagagli. La Concommercio salutava i crocieristi e ci dava una mano in un momento in cui nessuno credeva a queste attività. Questa era la stazione marittima di allora. Venendo su avete visto quella di oggi. E questo era l'esterno del terminal. Queste cose sono successe nel 96. Nel 97, a marzo, andammo per la prima volta a Miami. E a Miami, per andare a South Beach, si passa su un ponte che è proprio di rimpettaio al terminal crociere. E vedevamo questa teoria di navi. Questa è una fotografia di allora, quella grande. E mi fa piacere che la nave primo piano sia una nave di Carmina. E così ci era venuto in mente un sogno: riusciremo anche noi a casa a fare qualcosa del genere? Ci abbiamo provato, devo dire,
con una fortissima collaborazione da parte di Costa Crociere. La stazione marittima che vedete, quando la costruimmo nel 2003, è stata finanziata per un terzo da Costa Crociere. Allungammo la banchina, c'era un problema di dimensioni delle navi, quindi cominciamo con un primo allungamento della banchina. Cominciamo ad allestire la stazione marittima, qua è quando due artisti che avevano curato queste cose stavano installando la fontana. E diciamo è nata una realtà che dava queste prospettive di crescita. Avevamo ancora dei problemi, come vedete vicino alla stazione marittima c'era una grande struttura con dei cantieri e questo impediva un ulteriore allargamento della stazione marittima. Avevamo fatto l'allungamento, però avevamo bisogno di una necessità enorme di spazi per provare a continuare a crescere. E allora con fatica, però riuscendoci, abbiamo spostato i cantieri sulla parte opposta, dando una concessione di lungo periodo e quindi liberando gli spazi che erano occupati da quel capannone. E abbiamo cominciato a costruire una banchina diversa. Il terzo accosto è nato, diciamo che per un vecchio ingegnere marittimo come me rappresenta un po' le tre tipologie standard della costruzione delle banchine: cassoni, diaframmi e massi, no? Le banchine si fanno così, lì ci sono tutte e tre. Costruimmo il terzo accosto, avevamo avuto sul terzo accosto un grandissimo onore perché le arche che vedete lì servirono per la visita del Santo Padre e diciamo oggi la realtà è quella che voi conoscete, una realtà che si è consolidata, ripeto, grazie al fatto che il nostro terminalista, che è Costa Crociere, diciamo, è sempre stato vicino negli sforzi nostri di rispondere alle loro esigenze di crescere, che ci ha permesso di vedere cose del genere a Savona, che era un po' quello che avevo visto in quella vecchia fotografia. È diventata una realtà, è qua. Questo è il terminal oggi. Questa è una giornata in cui sono presenti le quattro navi. E devo dire che oggi Costa si appresta, noi abbiamo completato tutti gli iter approvativi, a realizzare la nuova stazione marittima, che come vedete è a fianco di quella esistente, è una stazione completamente autonoma, ma è collegata da un passaggio aereo alla stazione esistente. Questa è la storia, detta in grande sintesi, degli ultimi 15 anni. Credo che, direi, se la guardiamo in questa fotografia ci rendiamo conto che forse la presenza di Costa Crociere non solo è servita a consolidare un'attività economica cui il porto deve moltissimo, ma forse la presenza di Costa Crociere è servita in questi anni anche a cambiare la città, a dare alla città un senso nuovo, credo a farla diventare più bella di come era prima. E voglio dire al dottor Foschi che ho consegnato 15 giorni fa i lavori del nuovo ponte girevole, quindi penso che nel giro di 12 mesi avremo anche il nuovo collegamento che evita. Io non voglio aggiungere altro perché credo che il lavoro fatto sia qua. Voglio solo ricordare chi c'era con noi dall'inizio, il mio amico Gigi Saidelli che ho visto prima, che vi portò a fare un'inaugurazione a Genova il 26 luglio del 96, la Costa Vittoria veniva inaugurata e di lì ci venne questa strana idea di provare con le crociere, di Carlo Ruggeri che allora non era ancora sindaco ma lavorò per dare vita al consorzio Savona Crociere, che oggi è una realtà consolidata, di Vilma Pennino, che muoveva sulle navi russe qualche anno prima i bagagli, mettendo i bagagli allo sbarco sul telo rosso e i bagagli all'imbarco sul telo verde. Però anche questo ci serviva all'inizio, perché noi non sapevamo di che cosa stavamo parlando. Ecco, un grazie a tutti questi, e credo che questo risultato sia un po' il risultato di tutti. Quindi grazie a voi, ma grazie a Costa che ci ha creduto e diciamo credo che noi continueremo a garantire a Costa l'attenzione, la voglia di rispondere alle esigenze che abbiamo messo in questi anni. Grazie.